Che donna! A distanza di anni ancora la buona J.K. Rowling ci stupisce con una nuova notizia sul mondo di Harry Potter. Ne andremo a parlare insieme, ma prima... Sigla! Mother che vi parla. Per gli amici, oggi siamo tornati a parlare di animali fantastici e dove trovarli. Qualche settimana fa, se non mese, non mi ricordo, è uscito il secondo trailer dove è successo il delirio. I Potterens di tutto il mondo si sono esplosi commentando, twittando l'impossibile. Infatti è arrivata subito la risposta della buona J.K. Rowling, che ha chiarito tutta un po' la situazione. Ma prima di andare a parlare dell'argomento di cui tratteremo oggi, dobbiamo fare un passo indietro e parlare un po' dei libri e dei film precedenti, prima di arrivare al punto cruciale. Diciamo, oggi parleremo di Nagini. Nagini è stato un personaggio, diciamo, principale nei film dal Calice di Fuoco in poi. Nagini è il serpente, un animale domestico del buon Voldy, dello zio Voldy, un serpentone incredibile, sia un'anaconda, un boa, non so come definirlo, e fino a qua tutto a posto. Ha ucciso, nei libri mi sembra che abbia ucciso come tre persone, tra cui il custode della vecchia casa dei genitori di Voldy. Si è fatto un bello spuntino con Charity Barbage, l'insegnante di babbanologia, e poi l'omicidio più, diciamo, famoso e importante è stato quello nell'ultimo capitolo dei Doni della Morte parte 2, è stato quello di uccidere il buon professor Piton. Nagini, uccidi. E il buon Alan Rickman, riposi in pace, il buon attore morto di cancro. E quindi noi sapevamo questo di Nagini, che era un serpente, faceva compagnia a Voldemort nella sua crociata contro i babbani e contro il povero Harry, fino a qualche mese fa, o qualche settimana fa, non mi ricordo quando è uscito, ripeto, che è uscito appunto il secondo trailer di Animali Fantastici dove si vede questa persona. E si sono subito scatenati i commenti più incredibili sulle origini appunto di questa tizia. Appunto questa tizia si vedeva essere un animagus e prendeva le sembianze di un serpente a noi molto familiare. Quindi è scoppiato il devasto sui commenti, su Facebook, su Instagram, su Twitter, dappertutto, dove i Potterheads sono usciti fuori di testa. Questo anche io sono uscito fuori di testa. Sono usciti fuori di testa dicendo: Nagini, Nagini, che cosa è successo? Nagini qua è quella tizia, In poco tempo è arrivato il tweet della Rowling, che ha dichiarato che Nagini in realtà è questa persona. Non è un animagus, cioè è un animagus, ma la sua definizione è maledictus. Ora andremo a vedere quello che è appunto un maledictus. Allora, un maledictus è una donna, solo ed esclusivamente donna, infatti questa è la differenza che ha twittato. Io vi metterò qui i vari tweet che ha pubblicato la Rowling. Un maledictus è una donna affetta da una maledizione di sangue che appunto col passare del tempo la porterà a diventare un animale. L'animagus di questa tizia era un serpente, quindi questa tizia è Nagini. E tutti si sono scatenate le teorie più divertenti, diciamo, più fantasiose, tra cui quella che anche la moglie di Malfoy fosse un maledictus, per questo muore. La moglie di Malfoy l'abbiamo vista nel libro The Cursed Child, o chi è stato tanto fortunato da vedere l'opera teatrale, io no. Quindi vedremo in questo capitolo di Animali Fantastici 2 dove trovarli, i crimini di Grindelwald. Vedremo questo nuovo personaggio, o questo vecchio personaggio visto in una maniera diversa, che
che è Nagini, appunto. Questa donna ci riesce a stupire sempre. Vedremo nuovi vecchi, nuovi barra vecchi personaggi nel nuovo capitolo, tra cui Nicolas Flamel, si è visto in una piccola parte, io sono imploso in quella parte. Vedremo anche quello che abbiamo visto nei Calici di Fuoco, come sono arrivati appunto ad Hogwarts la delegazione di Boba Toms con questi cavalli alati, Pegaso, con questa enorme carrozza, diciamo, che sembra quella di Cenerentola, ma non importa. Quindi, non lo so, io sono veramente sconvolto. Diciamo che non me l'aspettavo, a parte che molti Potterens non avrebbero voluto la serie di Animali Fantastici come film, avrebbero preferito, tra cui io, una trilogia dei Malandrini o qualcosa così, ma dobbiamo anche mettere in conto che la trilogia dei Malandrini sarebbe veramente complicata farla, perché si dovrebbero racchiudere 7 anni di scuola, perché ovviamente ad Hogwarts sono 7 anni, in 3 film, e fare altri 7 film sui Malandrini sarebbe, almeno per me, sarebbe una cosa fantastica, però richiederebbe molto 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 lavoro e molto tempo. Se avrebbero intenzione di farli, uscirebbero come quelli di Animali Fantastici, e quindi sarebbero un 14 anni, perché Animali Fantastici ne esce uno ogni 2 anni e sono 5 capitoli, perciò già 10 anni, sarebbero 14 anni. Cioè, sarebbe un tempo troppo lungo e comunque sarebbe una storia difficile da creare. Detto questo, io vorrei sapere la vostra opinione nei commenti su questa situazione. Io credo che Nagini, perché ovviamente il film è ambientato nel 1940, quindi io non so se ora questi Maledictus avranno un'aspettativa di vita così lunga, perché voglio dire, già in quel film questa tizia dovrebbe avere sui 25 anni nel 1940, oppure giù di lì, non so la data precisa, anche perché Grindelwald è stato sconfitto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi dovrebbe avere tipo 70 anni, 80 anni più o meno. Per essere coerente con la timeline dei film e dei libri, dovrebbe avere 70-80 anni la tizia, più o meno. Che più o meno lì. Quindi non so come, che aspettativa di vita può avere un Maledictus, ma sta di fatto che ancora dopo anni e anni e anni la Rowling continua a stupirci, creando nuovi elementi, apportando nuovi elementi alla saga di Harry Potter che sembrava essere finita con l'arrivo di The Cursed Child, oppure diciamo che dovrebbe essere finita con I Doni della Morte parte 2, e invece continua a stupirci. Molti hanno twittato che per loro, all'uscita di questa notizia, fossero la stessa cosa licantropi e Maledictus, appunto perché alla fine il licantropo lo sappiamo già che cos'è, con la luna piena si trasforma appunto in un lupo molto inquietante, e questo Maledictus diventa un animale alla fine. Ma la Rowling ha spiegato, qui vi lascio il tweet in inglese, ovviamente io cercherò di tradurlo nel migliore dei modi. Praticamente ha spiegato che il licantropo e il Maledictus, la differenza principale tra il licantropo e il Maledictus è che un licantropo può essere sia uomo che donna, mentre il Maledictus solo donna, e poi una volta il licantropo si trasforma ogni luna piena. Il Maledictus invece non è perpetua la situazione, cioè non cambia, è immutabile. Perciò si trasforma in animale e non può più tornare al suo stato principale. Quindi, allora, essendo Nagini, io mi aspetto nel nuovo capitolo, mi aspetto una tizia molto 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 cattiva. E comunque, fatemi sapere sotto nei commenti la vostra opinione. Tutti i Potterhead del mondo, scatenatevi! Lasciate like, commentate, condividete il video con gli amici. Io direi che per questo video può essere tutto. Il vostro The Fifth Mother, Tiff! Per gli amici vi saluto, vi do appuntamento ad un prossimo video, e vi vorrei dire anche che arriverà prossimamente una nuova serie, se vi potrebbe piacere, perché sappiamo tutti che non possiamo avere la trilogia dei Malandrini, o comunque qualcosa scritta sui Malandrini, ma io sono abbastanza bravo a scrivere, e qualche tempo fa, qualche anno fa, ho iniziato a scrivere una storia mia sui Malandrini, che non è
non è incentrata sulla scuola, sulle avventure scolastiche dei malandrini, ma bensì cosa fosse successo se Voldemort fosse stato sconfitto prima di uccidere i Potter. E da lì poi ho creato una piccola storia tra cui c'è anche il matrimonio di Sirius e una new entry nella famiglia dei Potter. Quindi se volete vederla dovrò vedere come portarla. Però comunque se la volete mi scrivete sotto questo video e io ve la porterò, cercherò una maniera per portarvela. Quindi dal vostro The Fifth Mother. Per gli amici è tutto, ci vediamo in un prossimo video, vi lascio qui sotto i miei social e hasta la vista!